qui con Giuseppe Sibilli, autore del secondo gol, di una prestazione positiva. Un'altra vittoria, anche se il pensiero non può che andare ad uno sfortunatissimo Antonio Montella, che si è dovuto fermare ancora un'altra volta per infortunio. Sì, cioè, la vittoria è stata troppo importante perché dalla continuità, da morale e da cioè, una scia di risultati che cioè, comunque sono molto importanti. Volevo dire cioè, due parole per Antonio perché cioè, sta passando un periodo cioè, molto brutto. Io cioè, mi sono trovato in quella situazione e non è facile. Spero cioè, che si mette bene, cioè, perché noi abbiamo bisogno di lui e gli do un bacione forte, forte, forte. E questa è una vittoria importante che permette di accedere al turno successivo. Quali possono essere i vostri obiettivi in questa competizione? Ma sicuramente il nostro obiettivo è quello cioè, di arrivare più in alto cioè, possibile. Cioè, sappiamo che non è facile perché cioè, ci stanno squadre cioè, di valore, però noi cioè, ce la giochiamo a viso aperto con tutti e quindi ora cioè, non so chi affronteremo una Alessandria e Piacenza, ma noi cioè, siamo qui che ce la giocheremo. E questa qua a Bergamo, era il Midolef, la tua prima esperienza al nord. Come sta andando il tuo ambientamento in questa nuova realtà? Ma io qua, cioè, sto benissimo, pensavo, cioè, di trovarmi peggio, ma grazie ai miei compagni, grazie allo staff, grazie a tutti voi, cioè, mi sto trovando bene e spero, cioè, di continuare al meglio questa esperienza. L'Albino Leffe anche oggi in campo c'erano solo due ragazzi nati dopo il 1994, che testimonia che comunque il progetto è fatto su ragazzi giovani, appunto come te che sei un classe 96. Può aver aiutato questo fattore nel tuo inserimento in questa nuova realtà? Ma cioè, sicuramente la società ha fatto capire cioè, dall'inizio che puntano cioè, sui giovani. Io cioè, sto qui, sto da 4 mesi qua e dopo 4 mesi cioè, ti posso dire che io cioè, sono cresciuto tanto in tanti punti di vista. Questi devo cioè, ringraziare a me stesso che c'è cioè, col lavoro e con tutto, ma cioè, soprattutto alla società che cioè, sui giovani cioè, secondo me ti mette cioè, sul calcio vero. Ok, grazie.